Il vescovo Giustiniani, alla fine del Settecento, in cui non c'era la possibilità di investire e di sviluppare tecnologie finanziarie particolari, cominciò a raccogliere fondi attraverso quelle che chiamavano le limosine, cioè le elemosine, ma anche attraverso uno strumento innovativo che erano le lotterie. Aveva lanciato delle lotterie che gestiva lui direttamente, creando magari anche forse qualche imbarazzo nell'opinione pubblica, ma che furono uno strumento interessante per raccogliere fondi, e ogni singolo ducato veniva investito nel nuovo ospedale. Un aneddoto in occasione della ricostruzione storica del trasferimento dall'ospedale di San Francesco al Giustinianeo che ci riporta la stretta attualità. Così come allora l'ospedale di Padova è prossimo a un trasferimento. Il sito di Padova Est è però al centro di aspre critiche e le mancate decisioni rischiano di far slittare l'inizio dei lavori a data da destinarsi. Non è di questo avviso il direttore generale Claudio Dario. Sicuramente c'è questo argomento sul piatto su cui si sta lavorando, la regione sta affrettando i tempi, il comune lo stesso, e quindi mi auguro che si possa arrivare rapidamente a conclusione. In attesa del nuovo nosocomio, la gente continua ad apprezzare la qualità dell'ospedale cittadino. Sono 10.000 gli interventi in lista d'attesa. Per Dario, i pazienti scelgono l'azienda ospedaliera anche se bisogna attendere. Il direttore ha ricordato poi che l'attività chirurgica è cresciuta con 3.500 interventi in più nell'ultimo biennio.